potremmo con buona approssimazione dire che se noi diciamo sì, è pensata la mente in qualche modo, è qualcosa di impalpabile. Quando nella sua origine il termine psiche vuole dire anima, ma è anima vuole dire tutte le cose, cioè ciò che è anima. Per cui già il fatto che la psiche sia diventata mente e sia stata messa nel cervello, che ci dice di quanto potrebbe essere importante riconsiderare la nostra idea di ciò che è psiche. Quindi, dai tempi in cui è stata nominata per la prima volta, quindi siamo a Aristotele e a Platone, venendo avanti nella storia dell'umanità, praticamente per millenni la psiche è sempre stata quella cosa lì, cioè ciò che anima tutte le cose. Poi è arrivato il pensiero scientifico, il quale, per carità, ha fatto una grandissima operazione. Il pensiero scientifico, quindi, siamo, no, all'uscita dei buchi del Medioevo. Ha incominciato, voi sapete la famosa distinzione di Cartesio tra l'esistenza e l'escogito, cioè tra la materia e lo spirito. E ha incominciato a mettere a punto un metodo per cercare di dire qualche cosa di valido, perché se no il problema è pensare come dovrebbe essere il Medioevo. Streghe, spiriti, demoni, angeli. La nascita dell'illuminismo, la nascita del pensiero scientifico è stato una grazia per l'umanità. Il problema complicato è stato anche chiamato la coscienza, coscienza, psiche, spirito, è stato separato e ha detto questo qui, a questo ci pensa la Chiesa, e la Chiesa ha detto cosa ci pensiamo noi. Voi se volete dire delle cose che non siano nella Bibbia, potete occupare della materia. E per cui è nata la scienza su ciò che era misurabile, sulla materia. In questo modo siamo arrivati fino adesso, con il pensiero scientifico originariamente è misurare, verificare e ripetere. Ha funzionato talmente bene il metodo scientifico dai tempi di Galileo in poi, che è stato tout court applicato al mondo bios, al mondo della vita. No? È ricominciato sul mondo della fisio, la materia. Ha funzionato talmente bene che è stato trasportato pari pari sul mondo della vita, del vivente. Solo che il vivente vive, non è fermo, non è come la materia. Non si può semplicemente misurare e soprattutto non si può ripetere. Perché, come ricorderebbe questo grande uomo che si chiama Raymond Panikkar, dice tutte le cose più essenziali della vita sono incommensurabili, irripetibili e ineffabili, cioè non se ne può parlare, non si ripetono e non si misurano. Per cui che cosa studiamo della vita se dobbiamo misurarla, separarla, vedere di seguito? Però cosa è successo? E infatti il mondo bios, il mondo biomedico, no? Ha applicato il metodo scientifico alla medicina, anche qui con straordinari risultati nell'ottica di salvare vite, allungare la vita delle persone, curare le malattie del corpo. E ha potuto funzionare perché si è ridotto il vivente a il bios a materia. Infatti, se voi pensate, la medicina che funziona bene è quella che può ridurci a materia, cioè quando siamo talmente malati che si vede il tumore, si vede il diabete, si vede la malattia e puoi trattarla come se fosse solo materia, l'operazione funziona a scapito di tutto il resto, della qualità della vita e di tutto quello che è più prettamente psichico. E quindi su questo è nata una cultura. La cultura, l'illuminismo, il razionalismo, che tuttora è estremamente dominante, quindi c'è una scienza che riduce le cose a materia per poterle studiare. È un pensiero, una cultura, un pensiero che sostiene questa visione, diciamo così, materialistica, razionistica della vita. In questa operazione qui rimaneva fuori appunto la psiche intesa come coscienza, intesa come quella cosa. E l'operazione è stata quella di, ebbene sì,
applicare lo stesso metodo non solo al bios della vita, ma anche al novus, anche alla psiche. Infatti, se qualcuno ha studiato psicologia qua, vede che gran parte dei 50 di psicologia sono sulla psicologia cognitiva, sulle neuroscienze, cioè su quella parte di psicologia che riduce la psiche a mente e la mette nel cervello. Quindi si studia il comportamento, si studia la cognizione, si studiano le funzioni del cervello e si studia il cervello, ma anche lì non si studia la psiche nella sua totalità. Quindi, anche dal punto di vista della psiche, per poter applicare di misurabilità, ripetibilità, verificabilità, si è dovuto ridurre o quantomeno studiare solo quegli aspetti psichici riducibili a qualche cosa di misurabile, cioè comportamento. Capite quanto rimane fuori, no? Nel mondo scientifico. E quindi il mondo della cultura, il mondo del benessere, lascia fuori una parte essenziale, diciamo così, quello che è il cosiddetto mainstream, cioè il mondo scientifico e culturale, potremmo dire, dominante, accademico. Perché c'è invece tutto un altro mondo, un mondo scientifico, pensiamo al nuovo paradigma cosiddetto olistico-sistemico, quindi c'è tutto un mondo emergente che però è emergente ma è ai margini. Parlo dal punto di vista di questo nuovo paradigma. Per far progredire l'umanità abbiamo dovuto occuparci della scienza in questo modo e della ragione. È giunto il momento, evolutivamente, nel quale l'essere umano può incominciare a occuparsi dell'essere umano nella sua totalità, non separando più o meno. Quello continua, nessuno mette in dubbio l'importanza che vada avanti, ma per fortuna si sta sviluppando un pensiero culturale e scientifico che propone metodi e modelli per occuparsi dell'essere umano nella sua interezza. Non dico nemmeno più questo, perché io, a proposito di 20 anni, ahimè, nell'82, io ho fondato un'associazione, il primo manifesto parlava di violinismo nell'82 e le persone mi chiedevano cosa fate, fate l'olio? Adesso parlano tutti di violinismo, adesso si parla di paradigma integrale, anche perché è diverso. E perché il termine psiche è molto importante? Che indica l'integralità dell'essere umano, indica l'interezza, ciò che tiene insieme. Il principio unificante, ciò che fa dell'essere umano l'essere umano è la psiche. Immaginiamoci un alien giù, c'è la psiche come totalità, questa psiche che gradualmente si fa più personale e diventa una manifestazione spirituale. Manifestazione spirituale, lo spirito non è una parolaccia, lo spirito è quello che ci succede, che ci consente di parlarci, di guardarci, cioè il sorriso, non è tutto ciò che è la materia, non è una cosa strana. Quindi la dimensione spirituale è la prima manifestazione della psiche. Il fatto che tu sorridi o percepisci simpatia o antipatia è psiche. Manifestazione sul piano spirituale. Diventa un po' più grossolano, diventano pensieri, cioè la mente con la minuscola, quindi l'attività mentale. Il pensiero, le idee, le immagini, i ricordi fanno parte di questo, potremmo dire, secondo me, in discesa, la psiche che fa un po' più grossolana diventa mente, quella mente lì, la mente del pensiero. No? E le emozioni cosa sono? Le emozioni sono una manifestazione un po' più grossolana ancora del pensiero. L'emozione già muove di più, no? È già più materico. L'emozione fa battere il cuore, fa sentire le formiche nello stomaco, muovo, infatti, e muovo fuori. L'emozione fa espandere le cellule, il movimento citoplasmatico. Con l'emozione si tocca la cellula. Quindi la psiche che discende un po' di più agisce a livello emotivo, produce
le nostre emozioni, o meglio, possiamo chiamare le emozioni come i versanti più grossolani della psiche. Un versante più grossolano ancora è l'energia. Quando uno dice sono stanco, non ho più energia, non ho voglia, non ho la spina, non ho la motivazione, non ho la passione, l'energia vitale è un'altra manifestazione in discesa della psiche. È la parte più grossolana di Dio, cervello e ossa. La manifestazione più grossolana di psiche, che chiamiamo corpo, che chiamiamo Dio, ma dov'è la linea di separazione? Qualcuno riesce a trovare una separazione in questo processo? Perché un'altra delle caratteristiche di un pensiero integrale è che lavora sui processi, coglie il processo, cioè si accorge che tutto, dalla Bibbia al Tao alla fisica quantistica, tutto è movimento, tutto è un flusso interconnesso di eventi. E non è separato il corpo dalla mente, dalla mente dello spirito, dall'emozione, dall'emozione dell'energia. Sono diversi sottosistemi funzionali di una stessa unità, appunto la psiche. Quindi capite che se noi consideriamo la psiche questa unità fatta da tanti livelli, il nostro sguardo nei confronti della psiche o della psicheterapia cambia completamente. Tant'è che alcuni la chiamano appunto psiche, il termine greco, proprio per distinguere da quella che ormai è diventata la psiche. Quindi se la psiche è un'unità fatta di tanti livelli interconnessi, la psicheterapia, che vuol dire terapia, vuol dire assistere la psiche, vuol dire occuparsi della totalità del nostro essere, occuparsi di noi stessi come un'unità. Se voi ci pensate, questo è un cambio, cosiddetto un cambio di paradigma profondissimo, perché nel nostro linguaggio, nel nostro comportamento, tutto è separato, tutto è come se fossimo separati. Tutto è come se il corpo fosse il corpo, l'emozione fosse l'emozione, il pensiero fosse il pensiero. E non ce ne accorgiamo più. Siamo così dentro questa cultura.